La difficile congiuntura economica che l'Europa sta attraversando investe in modo pesante l'Italia e la regione Puglia. E questo è il tema che ha trattato l'incontro di venerdì 20 aprile le imprese pugliesi di fronte alla crisi, possibili soluzioni, organizzato dal Rotary Club di Molfetta con i club di Altamura Gravina, Bisceglie, Bitonto e Corato e condotto da Felice De Santis, giornalista economico della Gazzetta del Mezzogiorno. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni tre partecipanti: Vincenzo Cicolella, presidente del gruppo Cicolella S.P.A. e presidente della sezione Energia Confindustria Bari, Donato Leone, rappresentante Enel in Confindustria Bari, e Luca Montrone, presidente del gruppo Telenorba. Come si combatte la crisi? Una domanda difficilissima e la risposta qual è? Beh, la crisi oggi si combatte intanto con la meritocrazia, quindi la qualità. Qualità all'interno delle imprese, qualità all'interno della pubblica amministrazione, quindi la crisi ritengo che non si supera, bisogna solo attrezzarsi per combatterla e quindi avere a disposizione tutti gli strumenti per far fronte alle varie situazioni che purtroppo quotidianamente si presentano. Questa è la ricetta? Questo è uno degli aspetti, quindi la meritocrazia sicuramente è un aspetto importante, un altro discorso importante è la finanza. Bisogna capire oggi cosa succederà di questa montagna di derivati che circolano, parliamo di 500.000 miliardi di derivati. Se noi immaginiamo che il debito pubblico dell'Italia è solo di 2.000 miliardi, si riesce a capire l'entità del problema. Quindi abbiamo 500.000 miliardi di derivati che circolano all'interno della finanza mondiale e quindi tutto questo va a influenzare una volta in un posto, una volta in un altro, quelle che sono le dinamiche della finanza. Quanto è importante l'energia per la crescita economica? Ma direi molto importante perché, per esempio, le fonti rinnovabili sono uno strumento molto molto importante perché può consentire di abbattere gli acquisti dall'estero di materie prime, può consentire la crescita di una filiera locale di prodotti e poi può anche consentire di abbattere i costi ambientali. Questa è la ricetta? Questa sicuramente è una delle ricette. Ecco, non bisogna mai innamorarsi in situazioni di crisi economiche di una sola ricetta. Bisogna avere tante tante soluzioni e tutte queste messe insieme possono aiutare le imprese. La cosa più importante è mettere al centro del dibattito e dell'attenzione, come ha fatto il Rotary questa sera, il tema delle imprese, perché in Italia si sta rischiando di non dare più il diritto di intraprendere. Dottor Montrone, nonostante la crisi, il gruppo Telenorba continua ad investire, a migliorarsi e a essere presente ormai in tutto il mondo. In tutto il mondo no, insomma, in Italia sì. Insomma. Noi ci crediamo nell'attività che svolgiamo, riteniamo che, ma non solo noi, ci sono 23 tesi di laurea, ci sono 23 economisti che dicono la stessa cosa. Noi riteniamo che l'Italia potrà avere un futuro solo se si riesce a risolvere il problema della crescita. In questo momento c'è una depressione e la crescita è negativa, siamo in recessione, siamo a meno 2,5, però di fatto, questa è la media, di fatto le piccole e medie aziende hanno una recessione del 6,5%. Ma l'occupazione sta sulle piccole e medie aziende, perché queste fra l'altro, ed è notevole, perché fra l'altro questa rappresenta il 70,8% del PIL. Allora, o noi riusciamo a far vendere i prodotti di queste e quindi maggiore consumo, maggiore produzione, maggiore occupazione, o non c'è un futuro per questo paese. La prova del 9? Guardate la grande distribuzione. Provate a immaginare il passato, non ve ne accorgete che oggi ci sono soprattutto prodotti delle multinazionali? Non vedete che ci sono solo pochi prodotti italiani e i prodotti locali quasi inesistenti? Bene, se c'è meno consumo c'è meno produzione e c'è meno occupazione, quindi non ci può essere un futuro in questo paese fin quando non viene risolto il problema della liberalizzazione in quel settore, così come chiede la Comunità Europea. Quindi va puntato anche il mercato, va puntato anche sulle anche piccole imprese e sulle imprese locali. L'Italia è diversa da tutto il resto d'Europa. In Italia c'è un 70,8% del PIL che è fatto da piccole e medie aziende.
Se non si risolve questo problema, non c'è futuro per questo paese.